Eugenio Sartorelli, investimentivincenti.it, amico di Le Fonti TV. Buongiorno Eugenio, ben trovato. Commento subito questa cosa, non capisco perché debba salire Mediolanum. Probabilmente saranno altri motivi, spero che non sia legato al decesso che aveva già comunque lasciato al figlio il timone ormai da qualche anno, cioè diciamo partecipava più eventualmente da consigliere, quindi questa situazione onestamente sarebbe da indagare, ecco, tanto sentite la mia pendola che sta partendo, il Big Bang, e sarebbe da indagare le motivazioni, però credo che siano molto lontane dal fatto di questo lutto di un uomo che ha fatto comunque fa parte della storia della finanza italiana, senza dubbio, perché insomma Mediolanum è stata al di là che sia una banca, in realtà più che una banca è proprio un istituto finanziario che ha creato comunque delle tecniche innovative anche a livello soprattutto di comunicazione nel settore, e quindi poi non riesco veramente a comprendere il rialzo, quello che sia legato ad altro. Partecipata del gruppo Fininvest, socio storico di Doris, è sempre stato Silvio Berlusconi, vale oggi 6,4 miliardi a Piazza Affari e oggettivamente è tra i titoli più acquistati in questo momento nel nostro paniere principale, è il secondo in realtà, e sai qual è il primo, caro Eugenio? Il titolo più acquistato? Forse Telecom, ma lì sarà più 9,3% Telecom dopo quel più 30 insomma di inizio settimana, e poi anche ieri comunque sia non è che insomma si sia girata i pollici, ha chiuso con un meno 4,72 al termine comunque di una seduta piuttosto movimentata, certo non come quella di lunedì, e oggi ha ripreso a salire in maniera importante, più 9,3% per una insomma settimana che viene scandita non solo dalla nomina di Powell, non solo dalla morte di Ennio Doris, ma anche la proposta dell'OPA di KKR che appunto era stata già anticipata dai giornali nel weekend e che poi insomma sta avendo il suo impatto sui mercati che stiamo appunto osservando proprio live. Eugenio, che idea ti sei fatto di questa operazione, di questa notizia? Sì, metto in condivisione così faccio vedere. Vai. Allora, prima di tutto, intanto stavo pensando mentre tu parlavi, c'è un motivo per cui potrebbe salire Mediolanum, che non essendoci più il Patavon, il fondatore, potrebbe esserci un riassestamento degli azionisti più importanti, e quindi può darsi che ci siano azionisti di minoranza che, approfittando del fatto che non c'è più il padrone di questa società, vuole magari avere contare un po' di più, che non credo sia Fininvest ovviamente. Tra l'altro anche ricordiamoci che anche Berlusconi ha fatto una manovra simile, cioè ha ceduto le redini di fatto ai suoi figli e quindi partecipa molto meno all'attività del suo gruppo. E passando a Telecom, lo facevo per analogia con Telecom, perché su Telecom ovviamente c'è una battaglia sul controllo, dove c'è un non azionista, o non so se probabilmente ha un pacchetto di straminoranza KKR, che ha deciso di non fare un accumulo un po' alla volta per rilanciare un'OPA, ha deciso subito di lanciare un'OPA. Tra l'altro, deve far molto riflettere, se guardiamo il grafico, che stiamo, tra l'altro siamo proprio a un 61, è incredibile, a un 61,8% di Fibonacci, perfetto, proprio siamo lì, perfettamente 61,8% di Fibonacci, di tutto il ribasso Covid, di tutto il ribasso, siamo lì. Questo che ci ricorda che Fibonacci ha sempre ragione, in realtà non è solo questione di Fibonacci, è questione che su questi livelli ci siamo proprio sui massimi post-Covid. Quindi i massimi post-Covid, che sono questi qua attuali, tra 0,46 e 0,46,80, non vengono superati con l'offerta che è a 0,50, e questo deve far riflettere. Ha fatto riflettere anche il sottoscritto, forse l'avevo detto anche da voi, che avevo acquistato delle call su Telecom ancora molti mesi fa, e avevo pure venduto delle put, quindi mi ero lanciato a rialzo su Telecom, non per un grafico che faceva schifo, ma perché mi aspettavo una cosa simile a questa, o che intervenisse il governo o che arrivasse un cavaliere bianco che facesse un'offerta.
e mi aspettavo su questo, su Telecom, onestamente non immaginavo che sarebbe accaduto questo poi con KKR, ma onestamente me l'aspettavo e queste erano le posizioni che avevo preso. Ora, io vi dico che la maggioranza delle posizioni, cioè circa i due terzi, le ho chiuse sul lunedì, sul rialzo della mattina, cioè eravamo intorno a 0,44. Le ho chiuse e vi spiego perché. E mi sta dando ragione il mercato, mi sta dando ragione non nel senso avrei potuto aspettare e portare qualcosa in più, magari con le opzioni un po' meno, ma con i titoli un po' di più. Le avevo tutte in carico poco sotto 0,40, quindi non è che ho fatto delle performance straordinarie, ma comunque una performance insperata in così breve tempo. Però il mio dubbio, ed è quello che secondo me sta avendo il mercato, perché non c'è motivo per cui non deve essere intorno a 0,50. Cavolo, ha detto 0,50, perché mi stanno così sotto? Bisognerebbe anche vedere un po' sulla questione finanziaria o sull'offerta, se ci sono alcuni distinguo. Io onestamente non l'ho letta, quindi dico solo guardando i prezzi, perché normalmente si va esattamente al prezzo dell'offerta, anzi, alle volte c'è anche qualcosa in più perché c'è un tentativo di rilancio, e il rialzo di oggi è legato al fatto che potrebbe esserci un tentativo di rilancio, perché Vivendi dice col piffero che te la do a 0,50, visto che io ce l'ho in carico con la svalutazione, vado a memoria intorno a 0,80, mi pare, con la svalutazione. L'ha fatto sapere praticamente subito. Sì, sì, e quindi dice no, a me non va bene perché per me è una svalutazione. Beh, la cassa depositi prestiti, altro che svalutazione dovrebbe avere la cassa depositi prestiti. Ecco, il mio timore non è la cassa depositi prestiti, che sono persone che di finanza ne sanno, e quindi meglio stare zitti e vedere come si muovono le acque, che magari qualcosa va in su. La mia paura è il fatto che c'è un titolo strategico, cioè il governo di fatto ci ha messo la cassa depositi prestiti, ma perché il governo vuole avere l'ultima parola su una cessione. E allora io ho paura che qualcuno, soprattutto o dei 5 Stelle o di comunque partiti appartenenti alla sinistra, incominciano a tirar fuori dichiarazioni tipo mi devi garantire l'occupazione fino a tot persone per tot anni o altre cose, è strategico per l'Italia, non esiste che la Cassa Depositi e Prestiti faccia un rilancio. Tanto c'è zio pantalone Europa che comunque si compra tutti i bond italiani, cioè il debito, e quindi ce la facciamo. Ci sono i recovery fund, ora ce ne facciamo, arrivano 200 miliardi di recovery fund, ma se mettiamo 10 miliardi e 15 su Telecom, cosa vuoi che sia, oltre a tutti che hanno messo e buttato su all'Italia, non parliamo di Montepacchi, che ci sarà un aumento di capitale, ecco, tanto arriva sempre la banca centrale che compra il debito italiano, si può, perché ci sono qualcuno del governo italiano, soprattutto il Ministero dell'Economia, secondo me qualche sottosegretario che non nomino del Movimento 5 Stelle, che guarda il debito giapponese, dice se ce lo fanno loro 260%, perché non ce la possiamo fare noi a sostenere quel debito? Non glielo spiego io, che parlino con qualche banchiere giapponese che glielo spiega lui come loro sostengono quel debito. Detto questo, questa è la mia paura e la paura del mercato. Per questo io ho ceduto lunedì su un picco di volatilità, perché avevo appunto le call, e su comunque un buon utile, buona parte delle azioni, perché io ho paura che qualcuno del governo italiano incominci a parlare, e lì sono dolori. Se qualcuno del governo italiano incomincia a parlare, soprattutto di quei partiti diciamo un po' populisti, io ho paura che KKR saluta. Questa è la parte negativa. C'è la parte positiva invece. Supponiamo che invece mantengano questa intelligenza comunicativa, non è che sono persone stupide quelle del governo, assolutamente. Sì. Però alle volte dal punto di vista comunicativo sono inopportuni, quindi che stiano zitti e invece lasciano parlare Vivendi. E invece cosa potrebbe succedere? Intanto Vivendi tira dall'altra parte, perché comunque finanziariamente se lo può permettere questa perdita. Però potrebbe essere, sapete, nelle aste pubbliche di immobili, piuttosto che nelle aste di opere d'arte o comunque opere di valore, c'è spesso una persona messa lì proprio da chi vuole avere un prezzo maggiore a cui vendere l'immobile o l'opera d'arte. C'è una persona abbastanza difficile da distinguere che rilancia al rialzo
apposta per tenere il prezzo alto. Ora, Vivendi, che amici ne hanno parecchi, io non mi stupirei se venisse fuori qualche altra finanziaria che lanciasse un'OPA, tra virgolette, poco chiara, diciamo, non chiarissima, però comunque ben sopra 0,50, in modo da costringere KKR a far vedere se è veramente intenzionata a rilanciare e quindi rilanciare più in alto. Ecco, questo è la parte positiva, che potrebbe esserci comunque, oltre al rilancio di KKR, qualche elemento messo lì da qualcun altro per costringere KKR a fare un rilancio superiore a 0,50. Ricordo che comunque 0,50 siamo su livelli che sono dei massimi post-Covid, cioè 0,50 post-Covid non l'ha mai raggiunta. Quindi al di là del fatto che ci sono alcuni analisti fondamentali pagati da case di gestione, case da istituti finanziari e bancari che dicono che non è congruo 0,50, e onestamente io vorrei sapere allora quando valeva 0,30 di questo titolo, allora dovevano comprare, certo, le mani, perché sono fondamentalisti, e hai un prezzo a sconto, a 0,30 dovevi comprare, e allora gli vorrei chiedere, ma il vostro istituto ha comprato a quel prezzo? Sì. Ecco. E al di là di questo, che con valutazioni di chiara fantasia riescono a portare valore a 0,70, 0,80, al di là di questo, credo che da 0,35 a 0,50 mi sembra abbastanza generoso, vista la situazione del mercato. Perché il mercato non è idiota, il mercato comunque prezza, cioè se c'è questo trend ribassista che andava avanti da giugno, evidentemente buona parte degli operatori del mercato, tra cui anche i gestori, prezzavano Telecom tenendo conto del forte debito che la posizione finanziaria di Telecom faceva fatica a sostenere. E quindi mi sembra, io onestamente lo dico senza aver fatto valutazioni di bilancio, poi i bilanci li so leggere ovviamente, me li sono guardati e così via, per me a una prima vista non approfondita, sono più d'accordo con i fondamentalisti che dicono che questa offerta è perlomeno congrua, se non abbastanza generosa. E quindi, secondo me, se arriva a 0,5, io chiudo tutte le posizioni che mi sono rimaste. Se arriva a sto parlando dei miei soldi, non sto dicendo... Sì, sì, chiaro. Sto parlando per me stesso, per quello che ho. Ringrazio KKR che mi ha portato a un inesperato profitto, perché a questo punto sui titoli comunque me li tenevo, ma sulle opzioni, le call che mi scadevano a dicembre, le avevo già date per perse, era qualche centinaio di euro che davo già per perso. Quindi questa è la mia valutazione su Telecom. Rimane un fatto, rimango stupefatto comunque dal fatto che comunque rimanga sempre sotto, abbondantemente sotto 0,5. Quindi non sono l'unico che ha qualche perplessità su tutta questa vicenda. Vedremo, io spero che ci sia comunque un rilancio e che comunque ci sia poi una buona adesione all'OPA, ma credo che la Cassa Depositi e Prestiti non si sfilerà. Adesso non mi ricordo se l'OPA è totalitaria, mi pare di sì, è totalitaria o vuole solo raggiungere una quota. Però ecco, direi che mi sembra un fatto positivo che ci sia un fondo importante come questo che si interessi di una compagnia che dà lavoro a tantissime persone, garantisce il lavoro a tantissime persone, è una compagnia storica italiana, è una compagnia strategica per l'Italia. Il fatto che un fondo come questo intervenga lo ritengo comunque positivo. Una buona notizia. Sì. Invece, allora, venendo alle notizie, Marco, ti sostituisco, mi sposto su un'altra cosa. Sì. Passiamo dal micro al macro. Perché secondo me oggi è successo un fatto molto importante, che non ho ancora guardato se, e fra poco ve lo dico, non ho ancora guardato se ha avuto un effetto sul T-note, e lo sto guardando proprio in diretta con voi, il T-note come si è spostato, e dopo vi dico il fatto molto importante. No, gli ha fatto il solletico. Parli della Nuova Zelanda? Esattamente. Eccolo lì. Gli ha fatto un po' il sollettico al T-note, devo dire, perché il T-note, mi aspettavo una discesa. Sì. Del T-note. È la Nuova Zelanda, perché qui... Secondo rialzo consecutivo. Esattamente. La Nuova Zelanda, non è che la Nuova Zelanda conta a livello economico, macroeconomico, parliamo di, vado a memoria, è una nazione che è grande come l'Italia, ma ha circa, vado a memoria, 9-10 milioni di popolazione, più o meno, insomma.
ha una popolazione che è proporzionata a quella della Lombardia. Esatto, però, stavo per dirlo anch'io. Però, e ha un'economia comunque che è proporzionata anche quella della Lombardia, forse leggermente superiore, ma non tanto, perché la Lombardia... Sono anche meno, sono 5 milioni. Ah, 5 milioni, allora chiedo scusa. Come l'Irlanda. Come l'Irlanda, credevo che avessero con l'immigrazione fossero meno, ma le dimensioni comunque sono simili a quelle dell'Italia. Sì. Quindi pensate voi, sono 5 milioni, pensate 5 milioni, queste nel rugby sono dei mostri e vanno solo a pescare fra 5 milioni di popolazione e anche nella barca. Quindi ancora tanto di cappello, una popolazione così, così scarsa che tira fuori i campioni nel rugby e nella vela uno dietro l'altro. Ora, detto questo, la Nuova Zelanda viene utilizzata dalla Banca Centrale Americana come la Banca Centrale Australiana, perché per quanto si chiama Royal Bank of Australia e Royal Bank of New Zealand, sì, è Royal, ma hanno deciso di non chiamare la loro moneta sterlina neozelandese o sterlina australiana, ma dollaro. Come mai? È perché la loro economia è sbilanciata verso l'America e non verso la ex madre patria Gran Bretagna. E quindi tutto quello che fanno le loro banche centrali è in stretto accordo, o comunque non fanno una mossa senza comunque un accordo con la Banca Centrale Americana. Perché comunque, per chiamarti dollaro, devi comunque avere un rapporto molto stretto. Quindi secondo me la Banca Centrale Americana sta dicendo: vai avanti tu, vediamo un po' come si muovono le acque, poi magari manda avanti la Banca Centrale Australiana, che è un po' più importante, vediamo come si muovono le acque e casomai la prossima volta vado avanti io. Questo non vuol dire che il 15 dicembre la Banca Centrale Americana aumenterà i tassi, però potrebbe aumentare il tapering, sì, quindi la riduzione, e dire: guardate che l'anno prossimo potrei iniziare ad alzare i tassi, o comunque la mia politica di aumento dei tassi cioè il tempo sarà molto più stretto di quello che avevo detto, che si parlava dopo il 2023, no? Parlava la Banca Centrale Americana. Questo ci sta dicendo la Banca Centrale, il fatto che abbiano mandato la Banca Centrale della Nuova Zelanda davanti. Questo in teoria doveva avere una ripercussione sul T-note, che in teoria sarebbe dovuto scendere, invece proprio la Banca Centrale neozelandese si è mossa qui, prima è salito, quindi questa intorno alle 3 di notte qui, prima è salito, mo sta scendendo, gli ha fatto proprio il solletico. Vedremo quanto più ci si avvicina, quanto più ci si avvicina al 15 di ottobre, ma l'inflazione non è assolutamente messa sotto lo zerbino, è sempre lì che bussa. E tra l'altro proprio in questo momento, ieri, io stavo tenendo una conferenza all'ITF Forum Winter, ero al Palazzo delle Stelline, sì, e stavo parlando di una cosa che adesso ridico anche qua in diretta. L'inflazione, al di là del fatto che il Baltic Dry Index sta diminuendo, cioè il costo dei trasporti sta diminuendo, quindi viva e viva l'inflazione rientra, aspetta un attimo, e qui c'è e questo vi faccio vedere anche a voi. Prendiamo il CRB Index. Il CRB Index è solo in fase laterale. Il CRB Index, cioè il costo medio delle materie prime, tra cui gli energetici ovviamente, petrolio e gas, ma c'è anche il rame, ci sono anche gli agricoli e così via, mediamente comunque sale. Certo, questo rialzo molto di più è spinto dagli energetici. Quando è che il rialzo va avanti dall'aprile dello scorso anno, ma ha ripreso forza dopo una piccola correzione dall'aprile di quest'anno. Quindi questo vuol dire che gli approvvigionamenti, anche per le aziende, hanno un prezzo sempre maggiore. Ma qui, sorpresa, la sorpresa negativa che appunto facevo vedere ieri, andiamo a vedere il dollar index. Eccolo qua, e ve lo metto sopra. Dollar sta benino. E il dollar index continua a salire. Eh sì. Ma da quando è che c'è questo rialzo? Non da aprile, ma da fine maggio. Quindi più o meno nuovo rialzo delle commodities accompagnato da un rialzo del dollar index. Non solo, dollar index che si arrampica sul cielo da novembre. Ora ve lo spiego in altri termini. Cosa vuol dire? Che non solo le materie prime continuano a aumentare, ma tutti gli stati che non hanno i dollari, perché la sua banca centrale non è dollaro americano, perché le materie prime si pagano in dollari. Sì. Quindi, l'Europa, l'India, Giappone,
e tutti quelli che hanno bisogno di materie prime perché non ne hanno abbastanza all'interno, quindi la Russia se ne frega perché è piena di materie prime. Ma tutti gli stati che non hanno tutte queste materie prime e devono importarle hanno veramente paura di questa roba qua, perché vuol dire che c'è la doppia inflazione. La prima inflazione è il CRB index che sale, la seconda inflazione che continua a pagare di più questo CRB index per il fatto che, cioè, io dovrei far vedere, magari lo puoi fare per una prossima volta, vi faccio vedere il CRB index in euro. Ecco, se lo facessi vedere in euro, in questo momento il CRB index non è vero che è in laterale, in euro è in salita, perché io devo cambiare gli euro e comprarmi i dollari. Visto che l'euro-dollaro è in discesa, vuol dire che sempre di più, cioè mi servono più euro per prendere dollari. E quindi vuol dire che questo grafico di CRB index pagato in euro dovrebbe essere in salita. Quindi questa è una doppia inflazione che gravita su tutto il mondo e soprattutto sui paesi in via di sviluppo che non hanno materie prime o che ne hanno poche, che devono pagare in dollari, e col dollar index sale le pagano sempre di più. Questo fa un po' paura all'economia, giustamente. Fa un po' paura perché? Vuol dire che ci sarà un rallentamento economico. È molto probabile, anzi, parzialmente già in atto. Ma questi costi dovuti a questa doppia inflazione, inflazione da commodities, quello dei noli marittimi per fortuna sta calando, ma seconda inflazione da dollar index, veramente preoccupa. E preoccupa poco i mercati finanziari, soprattutto dell'area dollaro, che di fatti continua a rimanere su prezzi elevati. Quindi l'S&P ha fatto una piccola correzione ieri, ma se ne frega. Fa ancora meno preoccupazione al Nasdaq, che adesso vado a prendere. Nasdaq sì, ha fatto una piccola correzione ieri, ma chi se ne frega. E invece se vado a prendere il, questo sono dati giornalieri dell'Eurostoxx, e l'Eurostoxx è un po' più preoccupazione, perché questo sta correggendo dal 18 novembre, sono 5 giorni che corregge, e forse potrebbe continuare. Ora, secondo me, molti stanno sbagliando l'ottica, dicono, c'è paura del Covid, cioè, fammi capire, c'è paura del Covid? Vi faccio vedere l'anno scorso, in questo momento in Europa, c'era il doppio di decessi. Ecco, questo è novembre dell'anno scorso l'Europa. Questa è paura del Covid, guardate che rialzo. E il vaccino non era così lì, arriva il vaccino, adesso ci vacciniamo tutti. No, a novembre dello scorso anno diceva sì, forse arriva il vaccino e non sappiamo però che efficacia. Lo stiamo studiando, certo. Esattamente, si parlava di febbraio-marzo iniziare la vaccinazione. Ecco, questo era il mercato. Quindi io sorrido quando si dice, ma il Covid, l'economia. No, qui non è Covid economia. L'economia sicuramente qualcosa ne subirà, ma non per il Covid, perché tanto c'è sempre mamma banca centrale. E qui c'è il problema che l'inflazione sta salendo. E quindi non è sull'economia interverrà, ma la finanza ormai se ne frega dell'economia. E però la banca centrale non può non accorgersi di questo. E quindi anche la Lagarde, che fa lo struzzo, e anche oggi per l'ennesima volta c'è qualcuno del board della BCE o della Fed che parla in pubblico, come da ormai 5-6 settimane, tutti i giorni sono lì che parlano. E secondo me due cose stanno facendo. Uno, vogliono tranquillizzare i mercati e l'economia, che l'inflazione comunque in qualche modo è sotto controllo, che non è vero. Secondo, forse stanno, perché in pubblico poi un po' parlano in pubblico, un po' finita la conferenza comunque con i banchieri, gli industriali, gente della politica, comunque a quattro occhi ci parlano, e forse mi stanno incominciando a dire guardate che dobbiamo fare qualcosa per l'inflazione, non è che possiamo far finta di niente, quindi o facciamo qualcosa a dicembre o facciamo qualcosa a gennaio, e questo magari il mercato incomincia ad annusarlo. Questo fa paura ai mercati. Ai mercati, al rallentamento dell'economia, ormai non gliene fate niente. Tanto se c'è liquidità, il mercato sale. Se vi ricordate, esattamente un anno fa, esattamente su questo rialzo, con la curva Covid che continuava a impennarsi, anzi adesso ve la faccio vedere, me l'ho preparata. Questi sono i decessi, guardate da ottobre dello scorso anno che salita c'è stata. Novembre, dicembre, gennaio, picco a febbraio. Cosa fa il mercato? L'Europa, continua a salire, sale, continua, poi ha avuto una piccola correzione a febbraio,
ma poi continua. Quindi il mercato e il Covid se ne frega altamente, basta che ci sia liquidità, basta che ci sia liquidità. Ha paura dell'inflazione non per la, per la questione dell'economia, ma perché sta tirando per la giacca le banche centrali, la sta tirando per la giacca, e la banca centrale neozelandese se ne è già accorta due volte, la banca centrale della, della Norvegia, che non è lo stato pinco pallino, è comunque uno stato europeo, l'ha già fatto una volta. Vedremo se qualche altra banca centrale più indipendente dalla banca centrale europea, mi viene in mente la banca centrale della Svezia, se non sbaglio, che comunque decide in maniera indipendente. O la Norvegia forse? No, anche la Norvegia si l'ha già fatto. Ah, ok, scusami, mi sono perso un attimo. Ma la Svezia, la sì. Svezia credo che abbia anche le decisioni indipendenti, sì. Oppure anche della Danimarca. E allora, ecco, allora sì, lì potrebbe rompersi il giocattolino, e allora non dico che ci sarà una correzione, un ribasso importante, ma una correzione più marcata potrebbe esserci. Finché si va avanti con questo tapering che fa ridere, quello degli Stati Uniti, e che non c'è ancora per l'Europa, ogni mese hanno liquidità da allocare, e con dei bond, e adesso vi faccio vedere il rendimento del T-note, un attimo, eccolo qua, il T-note dove è finito, eccolo qua, con un rendimento del T-note che sì è leggera salita, ma è ancora 1,66 sotto 1,7, sì. A fronte di un'inflazione negli Stati Uniti che è, sto parlando il consumer price che è poco sotto il 4, e un'inflazione invece che oltre il 5, cioè tolte quindi la curva è poco sotto il 4, arrotondiamo 4, se gli toglie il 4 sono rendimenti negativi. Cosa deve fare un povero Cristo di gestore che ogni mese, poverino, gli arrivano miliardi che deve aumentare, diciamo centinaia di milioni in gestione, che deve continuamente avere, e non sa, e si preoccupa, dice che cosa farò di questi soldi, oddio che cosa farò, che cosa li fa? È sull'obbligazione che mi dà tassi reali negativi e non ce li mette. Cosa dici? Cosa fa? Vado sugli high yield. Ma c'è la paura di Evergrande, effetto catena. Quindi high yield ci devo stare attento per avere maggiore remunerazione. E quindi cosa fa? Compra l'azionario. Compra l'S&P, compra il Nasdaq. Adesso c'è una correzione in Europa, magari c'è rotazione di portafogli, andrà a cercare le pepite, e quindi le pepite tra gli azionari, e quindi continuerà a comprare azionario. Quindi io una cosa che sto facendo, visto che continuo a comprare azionario fino a quando non ci sarà veramente una riduzione monetaria, cioè una riduzione di liquidità importante, è io sto cercando dei titoli che sono molto sotto i massimi pre-Covid, tra cui le compagnie aeree. Le compagnie aeree sono molto sotto, certo sono in grave difficoltà, col Covid lo saranno, e però l'unica cosa che posso andare a vedere sono titoli molto molto sotto i massimi pre-Covid, e magari ci faccio un pensierino, ci ragiono, guardo il grafico, vedo che cosa fanno, vedo anche magari velocemente la loro posizione fondamentale, e magari vado a prendere questi titoli, perché come gestore io farei quello, non continuo a comprare Tesla, vado a cercare qualche pepita che dico, se il mercato sale questo potrebbe recuperare di più, se il mercato scende è già sotto le suole, più di tanto non scenderà perché è già sotto le suole, cioè potrebbe avere una forza relativa rispetto al mercato superiore, e quindi io farei questa ricerca come gestore, e lo faccio anche come investitore, perché non faccio solo il trader, faccio anche l'investitore. Allora Eugenio, prima di salutarci, sì. Intanto do la notizia dell'indice IFO sulla fiducia delle aziende in Germania, che è uscito alle 10, insomma, quindi circa una mezz'oretta fa, siamo al di sotto, leggermente al di sotto delle attese, eccoci qua, il dato è 96,5 per il mese di novembre, è al di sotto di ottobre ed è il dato più basso da giugno ed è leggermente al di sotto delle attese. 96,6 era la stima di Reuters, 96,5 è l'indice che possiamo anche vedere graficamente, regia. Detto questo, io volevo chiederti, prima di salutarci, Eugenio, quando potremo venire a trovarti là dove sorgerà, insomma, Bitcoin City, nei pressi del vulcano Conchagua, sud-est di El Salvador, costruzione attesa nel 2022.
2, perché è tutto vero, El Salvador ha intenzione di costruire la prima Bitcoin City, la città dei Bitcoin, finanziata dalla criptovaluta numero 1 al mondo. Nella città non si pagherà alcuna imposta a parte l'IVA, saranno dotate di case, di aree commerciali, servizi, intrattenimenti, ristoranti, aeroporto, e Bitcoin, come valuta legale già adottata da El Salvador, emetterà anche il primo Bitcoin Bond in partnership con Blockstream, società di infrastrutture per asset digitali, per raccogliere $1 miliardo di fondi all'incirca. Quindi, caro Eugenio, vorrei sapere come va, insomma, se ti sei già prenotato una casa, se hai già prenotato il volo, insomma, se verremo a trovarti a Bitcoin City. No, allora, sicuramente sto seguendo questa vicenda perché mi interessa moltissimo, ovviamente. Ma devo vedere. Allora, intanto il presidente è un genio, perché sta praticamente tirando fuori il petrolio dall'acqua, sostanzialmente. Questo sta facendo, sta trasformando l'acqua in petrolio. Sì. Ti do un minuto, che siamo un po' in ritardo. Valuterò, non sto scherzando, valuterò veramente il progetto, se. O investire o proprio non trasferirmi, no, ma sicuramente andrò a vedere quando non dico sarà posta la prima pietra, ma quando inizia il progetto sarà in fine. Sicuramente ci andrò e sto seguendo il progetto, mi piacerebbe fare parte di questo progetto, questo sì, lo sto guardando con interesse e credo che se parte e arrivano finanziamenti, credo che non sarà il primo, ma ce ne saranno altri. Caro Eugenio, grazie per essere stato qui con noi, investimentivincenti.it, per seguire da vicino l'attività di Eugenio Sartorelli, che ringrazio ancora, alla prossima, buon proseguimento di giornata. Dire, se posso solo dire una cosa, mi ho dimenticato, per chi è interessato, domani alle 19 faccio una video, però è a pagamento, costa poco, ma ci impiego tutta la giornata a prepararmi, dove faccio vedere le proiezioni frattali e cicliche con dei software di mia di azione per i prossimi 2 mesi sui principali mercati. Se andate a vedere sul mio sito Investimenti Vincenti ci sono tutte le cose per iscriversi, e sono tecniche statistiche che io utilizzo da molti anni, basate su dei software proprietari. Faccio questi video 3 massimo volte l'anno, non di più. Trovate tutto sul suo sito, mi raccomando, se siete interessati. Grazie Eugenio, a presto. Noi ci fermiamo, piccolo break.